una domanda al volo su Renzi, che ne pensa? Aspetto quello che fa prima di dire qualcosa. Ma per come si è posto? Ha silurato Letta? È andato al governo con Alfano? Non so, adesso pare che sia tutto lecito, quindi aspettiamo di sapere che cosa fa. Si parla di rottamazione con Renzi, ma è stata, è una vera rottamazione? Lo vedremo più avanti. Ma dalle prime mosse, dalla lista dei ministri e così via. Ma io in questo momento ho fiducia in Renzi. Spero che poi la mia fiducia sia ripagata. È un po' arrogante, però magari va bene, chi lo sa. Per ora l'unico che ha rottamato è Letta. Poi si vedrà. Poi si vedrà, piano piano si vedrà qualcosa. Ma perché ha resuscitato pure Berlusconi così? Beh, Berlusconi, se non lo resuscita lui, chi ci pensava a resuscitarlo? Non aveva dubbi? Nessuno, no, e ormai i giochi sono fatti. È l'ultima carta, ce la giochiamo, altrimenti andiamo tutti. A Ramengo? No, con la mano davanti alle chiese, sa. Non diceva di andare alle elezioni e poi andare al governo politico dopo le elezioni? Ho capito, ma tante cose si dicono, però non si mantengono. Ah. Cioè, evidentemente, perciò le stavo dicendo, Renzi è giovane, ha le idee e i giovani sono un po' così. È un uomo convinto delle sue cose, delle sue scelte. Io non mi intendo di politica, sono un artigiano che lavoro. Le piace? Però, sì, certo. Cosa che la colpisce in positivo? No, da quando era sindaco di Firenze. Lo segue? Certo. Renzi, un burattino in mani ai lobbisti. Addirittura? Sì, è vero. È vero, è chiaro. Ma come tutto il PD, non è colpa tanto di Renzi, tutto il PD in generale. Ma è un dato di fatto, ma le primarie le ha vinte lui, chiamando a raccolta delle persone nuove. Quali? Gli 8 ministri che sono uguali all'altra volta? Qual è il cambiamento? Hanno messo un bel viso, avevamo bisogno di un giovane che desse un po' più di valenza, ma secondo me è sempre manovrato dalle lobby di potere. Quindi un po' di anni tirano con lui? Sì, magari qualche mese. Credo che la determinazione che ha messo in campo e anche la convinzione nel discorso che io ho visto in gran parte in diretta al Senato sia il discorso introduttivo che quello di replica, credo che sia una premessa che quantomeno ci deve dare la speranza che ce la possa fare. Però, come dire, se tu vendi la democrazia poi ti autoeleggi, non mi sembra proprio democrazia rappresentativa. Opinione. Far passare un messaggio di cambiamento, cambiare verso, avendo Lupi come ministro, avendo ancora Alfano agli interni, non mi sembra il cambiamento che serve all'Italia in questo momento. Se con Grillo non è possibile fare una maggioranza, con qualcuno la si deve pur fare. Anch'io non sono d'accordo sul fatto che abbia fatto una specie di inciuccio con Berlusconi, però se dall'altra parte c'è un personaggio che non è in grado di fare un confronto diretto con un avversario, allora il Movimento 5 Stelle non ha ancora capito che la politica non è opposizione ferma e immobile. Sono molto istintiva, perciò... Non si fida? No, assolutamente no. Sta rottamando, rottamerà? Ma non adesso, non mi fidavo già da prima. Non per quello che sta facendo ora. A pelle. A me piace. Motivo? Lo vedo una persona intelligente, lo vedo una persona discreta, lo vedo uno che sa fatto suo. Rottamare è una parola che è uno slogan oppure ha un significato politico? Come fa a dire che ha un significato politico? Non lo so, nel senso che comunque è vero che il governo che lui ha costituito adesso sono tutte persone più giovani, ma... Basta essere giovani per essere migliori? Non credo. Sembra che parla molto bene, bisogna vedere i fatti. Ma lui diceva che voleva rottamare, lo sta facendo? No, che rottama. Qui gli affari come vanno? Male. Non se ne vendono le castagne? Malissimo, guarda, le vuol mangiare tu, Uno o due ne mangio. Guarda, sono buone, Mi sembra che parla tanto e poi non fa. Un demagogo? Sì. Aspettiamolo alla prova dei fatti, però. Per ora mi sembra così. Ultimissima speranza. Ma non era Enrico Letta l'ultima?
Beh, Renzi è un'altra energia, però... È più giovanile, però, sì, più energico. Sì, mi piace lo stesso. L'unica cosa che le rimprovero è di come si è comportato un po' con Letta. Che non l'ha silurato, l'ha rottamato. Ecco, che non mi è piaciuto. Però ci spero, dai. Dai, c'è poco da rottamare, ormai siamo tutti rottamati, quindi... Ah, penso... più è fatto allora. E infatti siamo già tutti rottamati in Italia, ah, quindi... Noi, non i vecchi politici. Noi, non loro, noi siamo rottamati. E comunque qualche speranziella in Renzi la coltiva? Mi auguro. Cosa su Renzi? Che opinione ha? È bravo. Bravo ragazzo. Bravo ragazzo, bravo a tutto. È la fotografia dell'Italia. Cioè? Immagine, scena, falso, non so. Cioè quindi sta rottamazione non fu vera gloria? No, fu finta completamente, non c'è stata mai la rottamazione. È un risk taker. Cioè? Una persona che prende rischi. Cioè o la va o la spacca, o vince o perde. Problema vero però di quello che lui ha detto, cioè dice io mi prendo la responsabilità se dovessi fallire, sì, ma è una responsabilità che però finisce in capo agli italiani, cioè lui cosa rischia? Lo sa come lo chiamavano a casa sua quando era a scuola, quando andava a scuola? Il bomba. È un cacciaballe. Ecco, cacciaballe. Arrivederci.